Allora, intanto chiediamo il permesso di poter firmare, perché noi in questi incontri sì. Non può essere del PDL. Non può essere del PDL, ce lo racconterà. Ce lo racconterà adesso che cosa cos'è. Non lo so, non sto scherzando. Formalmente quando abbiamo invitato era del PDL. Allora, quindi noi, allora, dico due parole a tutti quanti, lo sanno già, ma insomma, questi incontri sono in realtà organizzati da un ciclo di, abbiamo già ricevuto la visita di diversi consiglieri comunali, in particolare Renzo Scarpa, poi a seguire Claudio Borghello, Gianluigi Placella, Beppe Caccia, e questo è il quinto incontro. Seguiranno Pier Antonio Belcaro, Nicola Funari e mi pare che forse qualche altro che però ancora da definire. L'obiettivo di questi incontri è il seguente: noi stiamo ragionando appunto sulla condizione della democrazia locale e sul fatto che evidentemente esistono alcune istituzioni che sono simbolo della democrazia rappresentativa, una di queste è il Consiglio Comunale. Il motivo per cui a questi incontri abbiamo invitato solo consiglieri comunali, non assessori, non altri rappresentanti o esponenti politici, per capire effettivamente qual è la condizione di salute della democrazia rappresentativa del Consiglio Comunale e evidentemente poi trarne anche delle letture diverse sia in questa sede sia poi nell'operazione invece di sintesi che faremo a partire appunto dai materiali che raccogliamo. Che cos'è la Casa dei Mori? È utile anche questo sapere, vuole essere un centro cittadino aperto in cui lavoriamo soprattutto non tanto in termini di numero di persone che partecipano, ma di luogo in cui si può cercare attraverso percorsi di approfondimento su diversi temi che hanno rilevanza per lo spazio cittadino, come contributo e come laboratorio anche all'uscita da una serie di contraddizioni e di difficoltà che la crisi sociale, economica, culturale e politica producono. L'incontro normalmente si sviluppa in tre sezioni. Allora, il primo è chiedere all'ospite di raccontarci brevemente la propria biografia politica, quindi un po' come è nato l'impegno politico, che tipo di attività si sono realizzate e anche evidentemente come questo ha avuto un'evoluzione dal punto di vista anche delle appartenenze politiche. La seconda sezione invece è proprio legata all'attività nel Consiglio Comunale, quindi capire effettivamente come si svolge l'attività del Consiglio Comunale, del gruppo consigliare a cui appartiene e anche evidentemente un giudizio politico molto esplicito sui rapporti con l'amministrazione comunale, trattandosi in questo caso fra l'altro di un partito che è all'opposizione, di un gruppo che è all'opposizione, diventa rilevante il rapporto di controllo, di trasparenza, di comunicazione e informazione. La terza e ultima sezione invece ha a che fare con i nodi, con le grandi questioni cittadine, quindi qual è il peso delle questioni cittadine nella lettura che Cesare Campa fa e del gruppo consigliare a cui appartiene. Questo è un po' l'impianto, quindi io comincerei con la prima questione, appunto una breve presentazione di biografia politica. Bene. Mi ero un po' preoccupato per le tre fasi, quindi... Allora, poi rispondo alla domanda che mi ha fatto il mio caro amico Pirichina, però sono stato invitato come consigliere comunale, posso già rispondere subito che faccio parte del gruppo del PDL, abbiamo deciso di mantenere a Venezia il gruppo del PDL, quindi io mantengo e sono al PDL, quindi ho risolto ogni problema. Anche perché le cose che sono successe e che stanno succedendo all'interno dei partiti dovrebbero in qualche maniera non influire sull'attività amministrativa. E se non stato chiamato qua più come amministratore, come consigliere comunale che non come esponente politico, e di questo vi ringrazio perché sarei un po' in difficoltà per le situazioni politiche che stiamo vivendo, mi è più agevole parlare nel ruolo di consigliere comunale. Come nasco io in politica? Io sono nato a Murano nel 1943, quindi in epoca molto lontana, sono gemello con mio fratello, mio papà a un certo punto decide di aprire un'attività in terraferma, erano gli anni in cui c'era l'esodo, chiamo io, la gente di Venezia, di Murano andava verso la terraferma.
noi avevamo un'attività economica, vivevamo praticamente col mondo del commercio e sentivamo la necessità di continuare a servire i nostri clienti che si trasferivano per l'intera firma. E c'era anche un aspetto di natura fiscale, la fiscalità serve, regola sempre la nostra vita, che ci metteva in grossa difficoltà, perché c'era il Dazio era organizzato in maniera molto vessatoria. La merce che entrava a Venezia pagava il Dazio, la merce che usciva da Venezia andava fuori, avremmo dovuto avere il rimborso del Dazio, però il rimborso sostanzialmente non c'era. Allora mio papà dice, ma per che motivo dobbiamo fare queste operazioni? Apriamo un magazzino in terraferma, da un lato serviremo meglio la nostra clientela e dall'altro lato avremo anche, pagheremo le imposte per quello che è giusto, no? Senza avere difficoltà nel riconoscere alcuni. Tutti pensano che il mondo del commercio sia un mondo di evasori, alle volte si è necessità, si fa virtù. Per farlo in breve, io vado, il mio papà decide di aprire in terraferma e lì la politica di un sindaco molto intelligente di Spinea dice, Pasquale venga a Spinea perché noi non le faremo pagare il Dazio, le faremo un abbonamento, noi stabiliremo con lei qual è l'ammontare complessivo che dovrà pagare e l'anno prossimo ci rivedremo. Quindi in qualche maniera questo sindaco legato al territorio, come dovrebbero essere tutti i sindaci, si preoccupava di crescere la disponibilità economica, posti di lavoro eccetera. A me dispiace che quel sindaco era socialista, io poi sono militato nella Democrazia Cristiana, devo però riconoscere che Simeon è stato uno che ha fatto crescere Spinea sulla base del fatto che Spinea non si pagava il Dazio, ossia la gente pagava, il Dazio lo pagava, ma lo pagava in abbonamento. Per quelli che sono giovani come me, voi siete però bambine, a Spinea si veniva per comprare la carne e si partiva da Venezia perché costava di meno perché non pagava il Dazio. Accendo tutta questa cosa qua per dire che io a un certo punto vado via da Venezia e vado in terraferma. Vado in terraferma e lì mi trovo una realtà completamente diversa e da buon commerciante devo dire che devo in qualche maniera orientarmi per farmi conoscere eccetera. E là insieme con alcuni amici fondiamo una squadra di calcio e là nascono i primi problemi. Perché? Il Comune di Venezia, io sono avuto una conflittualità col Comune di Venezia. Comune di Venezia, perché io abitavo a Spinea, ma convergevo con questa squadra di calcio verso Chirignago. Il Comune di Venezia, da un lato, ci aveva dato la concessione per un campo di calcio, per fare le, ci ha dato anche un contributo, dall'altro lato ci aveva poi anche denunciato per aver fatto un'opera, la mura di contenimento di questo campo sportivo per evitare che la gente non venisse a vedere la partita e non... E quindi io entro in politica perché per difendere i diritti sacrosanti della squadra di calcio di Chirignago, che aveva diritto di esistere, che aveva diritto anche di essere rispettata contro le malefatte, secondo me, dell'amministrazione comunale che ci aveva portato addirittura in tribunale. Là io poi ho conosciuto anche un personaggio famosissimo, come vi ricorderete, Bosello. E Bosello, che era del Partito Comunista, e io ero democristiano di origine perché a Murano avevo militato nella Democrazia Cristiana, poi mi ero trasferito in terraferma, però trovavo difficoltà nel collegarmi con la Democrazia Cristiana di Chirignago, che invece di favorire questa cosa, quindi da un lato avevo un conflitto con la Democrazia Cristiana, e quindi non posso andare con i comunisti con Bosello perché non è la mia. Però devo in qualche maniera entrare nella Democrazia Cristiana per convertire questi alla missione che aveva la squadra di calcio, che aveva in qualche maniera coinvolto tutto il paese, eccetera. Quindi io entro in politica sulla base di questo combinato disposto. E poi la cosa del campo del calcio si realizza anche la mia ingresso nella Democrazia Cristiana a pieno titolo. L'anno? Dunque sono fa una domanda difficile qua adesso, dunque era io avevo 43, 65, 66, 70, tanto fine anni 60 per sì, poi ho portato assessore con te, poi se ti ricordi. Sì, tengo conto che ecco le mie seconda metà degli anni 60, ecco. Ok, va bene. E allora io vengo eletto come consigliere comunale perché nel frattempo, avendo la fortuna di avere una conoscenza del mondo sportivo
a livello di terraferma, essendo muranese e avendo mantenuto i collegamenti con Murano, le preferenze me le sono in qualche maniera coltivate e sono stato eletto nel 75, questo me lo ricordo benissimo, nel 75 io mi sposo e devo partire per il viaggio di nozze, c'è la campagna elettorale che si apre, tant'è che io faccio il rinfresco di nozze, lo faccio il principe e lì c'è Berlinguer che viene a inaugurare la campagna elettorale a Venezia. E, saputo che c'era una coppia di sposi, viene a farsi gli auguri, che ho anche questo ricordo molto bello di Berlinguer. Quindi faccio il consigliere comunale. Quindi aggiunge l'amministrazione Rigo? No, prima. L'amministrazione era l'amministrazione, no, non era Longo, era Rigo, era Rigo. Io faccio il consiglio comunale, come consigliere comunale di opposizione, poi per due legislature, poi con l'avvento del centro-sinistra con Laroni, io faccio l'assessore ai lavori pubblici e conosco quel signore. Erano anni in cui il sindaco veniva non eletto direttamente dai cittadini, ma era il risultato, e c'era una partecipazione alla vita politica molto interessante e anche molto impegnativa, perché quando io sono arrivato nell'85-86, dall'85 all'87 quando ero assessore, c'era una specie di volontà. Tanto c'erano i consigli di quartiere che erano molto più partecipati di adesso, c'era una volontà di dimostrare che si era più bravi degli altri, c'era una competizione, dovevamo dimostrare, la squadra che governava Veneto doveva dimostrare che era migliore della squadra che aveva governato prima. E quindi chi si ricorda con la mia esperienza, erano noti il consiglio comunale, erano noti, c'era una grande... Peraltro noi dovevamo rispondere sia alle municipalità che anche al consiglio comunale. Oggi, una parentesi, a proposito di democrazia, eccetera, la riforma, che ormai è una riforma molto datata, viene portato l'elezione diretta del sindaco. Da un lato ha creato una governabilità più marcata, perché prima eravamo soggetti, Rigo a un certo punto fa cadere la giunta Laroni, una lega interna ai socialisti, cade la giunta Laroni. Però è anche vero che adesso c'è una governabilità, perché se cade il sindaco cadono tutti. E tutti però il consiglio comunale in qualche maniera viene un po' esautorato. Noi abbiamo la giunta che fa tutto, il consiglio comunale dovrebbe fare controllo e indirizzo. Diciamo che, faccio un esempio, in questi giorni noi abbiamo, io vado un po' sì, 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 in questi giorni noi abbiamo dovevamo votare una delibera del consiglio competente, dovevamo dare la delibera di competenza del consiglio comunale, perché c'era, a proposito della misericordia qui vicino, una concessione che la giunta di Cacciari aveva concesso. Oh, bravo. Ambrosoli. Latte miele. La latte miele sarà come la vostra compiacenza di me. Scusate, ma quindi questa delibera era di competenza del consiglio comunale, una delibera per il rilascio di una fideiussione a seguito di una concessione che il comune aveva fatto. Il consiglio comunale era chiamato a esprimersi su una concessione, non sulla concessione, non sul contratto che in qualche maniera era stato fatto con la responsabilità della giunta, ma doveva esprimersi sul fatto che dovevamo rilasciare una fideiussione prevista nel contratto. Con ciò cosa voglio dire? Che tutto quanto l'ambaradam della delibera con la concessione, il contratto, eccetera, il nocciolo vivo era stato fatto dalla giunta, e doveva invece il consiglio comunale solamente essere chiamato a dare questo ulteriore atto di una fiduzione, che se non ci fosse stata il problema della fiduzione non si sarebbe nemmeno scomodato il consiglio comunale. Quindi voglio dire, grazie, il ruolo del consiglio comunale
è molto limitato rispetto a una volta. Il consiglio comunale una volta era molto più, e gli assessori dovevano fare conto con il, dovevano tener conto dell'atteggiamento dei consiglieri, del ruolo del consiglio comunale. Oggi in consiglio comunale gli assessori si vedono molto poco, si vedono solo quando si tratta di parlare della loro delibera, mentre una volta i consiglieri comunali erano eletti e comunque garantivano il numero legale, erano parte attiva, erano assessori, ma erano contemporaneamente anche consiglieri comunali, adesso gli assessori sono delle emanazioni del sindaco, i quali li ha nominati, li può revocare. Da un lato c'è una governabilità in più, ma dall'altro lato, a proposito di democrazia, siamo un po' meno. Il Consiglio Comunale incide di meno. Per esempio, è vero che noi, su quella delibera di cui parlavo prima, avendo avuto la possibilità di leggere finalmente il contratto e finalmente la convenzione della misericordia, abbiamo fatto una serie di questioni e il Consiglio Comunale non voleva firmare la fiduzione, tant'è che la Giunta ha dovuto ritirare la fiduzione. Peraltro, in questo caso la funzione di controllo c'è, quindi insomma. Sì, c'è una funzione di controllo su una questione irrilevante, in quanto la fiduzione era un atto che nella convenzione si riteneva dovuto per iniziare i lavori. L'amministrazione comunale non aveva mai rilasciato la fiduzione, sì, ma aveva fatto la convenzione. Quello che doveva partire con i lavori non partiva perché mancava la convenzione, mancava la fiduzione. La fiduzione era un atto dovuto perché avevano chiesto il finanziamento al credito sportivo, il quale credito sportivo non dà finanziamenti se non agli enti pubblici o per opere pubbliche che siano fatte in collaborazione con l'ente pubblico. Quindi nella sostanza, noi a distanza di 5 anni li abbiamo chiamati per ratificare un atto, per perfezionare un qualche cosa che nella sostanza era profondamente sbagliato, tant'è che la stessa amministrazione, anche perché si è accorto che la maggioranza su questo punto non era d'accordo, ha ritirato il discorso della fiduzione imponendo all'attuale gestore della misericordia di risolvere il problema in altra maniera. Io penso che la cosa non sia finita qua e la misericordia, forse nei prossimi giorni vedremo che succederà qualcos'altro, ma è tutto un altro ragionamento. Io ho citato questo esempio per far vedere che il Consiglio Comunale avrebbe un compito di controllo, ma non ha controllato assolutamente nulla. Ma la stessa Giunta, che avrebbe dovuto controllare a fronte di osservazioni critiche che gli stessi uffici avevano fatto rispetto alla convenzione e la concessione, non aveva fatto assolutamente nulla. E rispetto a questo atto avevano messo i consiglieri comunali davanti, quasi crocefissi, davanti a un dilemma: se voi non votate la fiduzione, voi incorrete in un danno erariale che potete creare all'amministrazione, perché questo è un atto dovuto. Allora, se un atto dovuto... Io provo a estrapolare un po' questo discorso che mi sembra molto interessante, cioè in qualche modo allora la riforma Bassanini in qualche modo porta all'eterno dilemma, cioè in nome di più governabilità si riducono gli spazi di democrazia, in questo caso consigliari, no? Che è lo stesso meccanismo che è accaduto fra Parlamento e Governo, no? Il governare a suon di decreti legge, che cos'è se non togliere appunto la funzione legiferante al Parlamento? Lei è stato deputato, no? È anche vero che noi ci meritiamo come politici, consiglieri comunali, alle volte anche una limitazione di democrazia. Dico una cosa molto pesante adesso, perché noi non siamo capaci, tutti dico io, se faccio nell'ambito di coscienza, la mia età posso farlo, di renderci conto che se siamo in consiglio comunale siamo pure eletti in un partito, ma non possiamo essere in maniera preconcetta a favore o contro solo per il fatto di essere a maggioranza e opposizione. Ci vorrebbe una maturità tale di dire: esaminiamo questo atto e vediamo l'atto, quindi in qualche maniera la governabilità con Bassanini è un atto dovuto, perché non siamo stati capaci di organizzare un ragionamento di democrazia compiuta. Io leggevo un libro nei giorni scorsi, non mi viene il termine esatto, le delibere partecipate in inglese,
la partecipazione significa una grande discussione, ciascuno dice la sua e poi alla fine chi deve decidere, decide. Dammi la delibera partecipativa. Questa si chiama consultazione, non partecipazione. No, in inglese c'è tutto questo termine di partecipazione. A volte ci sono delle decisioni per consenso nella tradizione anglosassone. Il termine che non è, difatti, molto spesso alcune trasposizioni di un linguaggio di un altro paese non rende, perché la trasposizione giusta in democrazia partecipativa non sarebbe questa, perché significa che tutti noi dobbiamo decidere, ma noi chi? Se abbiamo votato i consiglieri comunali, sono i consiglieri comunali. Se noi portiamo che tutti i cittadini sono chiamati a deliberare, ma c'è un ruolo, esautoriamo il ruolo della rappresentanza politica, che deve essere in grado di rappresentare compiutamente i cittadini. È che noi spesso ci accorgiamo che le persone, anche perché le persone vengono elette con sistemi, questo a livello parlamentare, scandaloso il fatto che non si possa scegliere il parlamentare. Se il parlamentare viene calato dall'alto, perché motivo dovrebbe il sabato o la domenica nel collegio? Io sono soltanto consigliere comunale, dovevo procurarmi i miei voti di preferenza per essere eletto. Quando ho fatto il parlamentare ho dovuto conquistarmi i miei voti di collegio per essere eletto. Mi hanno candidato a fare consigliere regionale per fare il, perché poi mi ho interrotto il mio, quindi fatto l'85-87 assessore ai lavori pubblici, poi io mi candido a fare il, sono presidente dei commercianti, vengo candidato alla Camera dei Deputati, ricevo circa 37.000, quindi ancora col proporzionale questo, ricevo 37.000 voti di preferenza, non sono eletto per 160 voti. Nel frattempo poi faccio il presidente dei commercianti, poi c'è un periodo che io dico abbandono un po' la politica all'interno delle istituzioni, perché ero stato messo in provincia e non ero stato eletto, perché mi avevano messo nel collegio di Murano, che non era il collegio di Murano, era il collegio, si chiamava di Murano, ma era il collegio di Cavallino, Tre Porti, che hanno era il collegio di Murano, perché si chiamava Murano, ma era un decimo Murano nei voti. Quindi io vengo eletto, poi arrivo a Tangentopoli, vengo richiamato dopo 3-4 anni, quasi a fine legislatura, era il 94, era sorta Forza Italia, io entro in provincia come consigliere provinciale e, non riconoscendomi nel gruppo della Democrazia Cristiana e avendo fatto gruppo per conto mio, perché in provincia si poteva fare gruppo anche con un solo consigliere, ma mancavano 3 mesi alla chiusura dell'esperienza amministrativa, dicono che ero di Forza Italia, ma non avevo fatto l'adesione a Forza Italia. Ci sono le elezioni regionali, Forza Italia mi chiama, io entro dentro da indipendente in Forza Italia, vengo eletto e faccio l'assessore alla formazione e al lavoro. E quindi ho fatto questa esperienza anche a livello regionale, sempre comunque con voti di preferenza, andando a conquistare per collegarsi al fatto di prima che dicevo. Se la politica non è fatta, la partecipazione, anche per me è naturale trovarmi con le persone come con voi, come mi avete scritto stalita, dico che vado volentieri, poi mi scuso per aver... Ma quanti sono oggi i parlamentari che fanno sti incontri, che vanno? E d'altra parte, perché dovrebbero andare? Se il loro avvenire politico, anche qua dico una cosa che è una bestialità, ma che è solamente legato al fatto di essere vicino al capo, devono stare dalla mattina alla sera vicino al capo. Quindi noi dobbiamo arrivare a una nuova legge elettorale che ridia ai cittadini la possibilità di scegliere, e quindi anche di dire: vieni qua, ragioniamo cosa tu fai in Parlamento. È vero che tu non hai il vincolo di mandato, però come ti abbiamo eletto, quantomeno spiegaci, ragiona. E quindi partecipaci un'azione politica che alla fine dovrebbe essere verso il bene comune, perché se così fosse, alcuni atteggiamenti che noi abbiamo di preconcetto sostegno se sono in maggioranza, o di preconcetto opposizione se sono l'opposizione, dovrebbero in qualche maniera essere superati. Però torniamo alla questione, quindi questa richiesta di cambiamento del sistema elettorale sarebbe necessario anche a livello locale, cioè prima si diceva è un male necessario perché siccome il Consiglio Comunale, invece di essere un luogo in cui c'è un dibattito aperto, era un luogo spesso di conflittualità, di micro conflittualità o di bottega,
A questo punto la Bassanini viene, risolve, quindi è un male necessario perché permette la governabilità, perché il Consiglio Comunale non riesce in qualche modo a dare continuità. Allora, però, se ragioniamo, andiamo avanti con questo ragionamento, cioè il ruolo di rappresentante, no, di un consigliere comunale, che dovrebbe essere il rappresentante più vicino, no, ai cittadini, perché in qualche modo c'è una prossimità, c'è una frequentazione quotidiana, c'è un contatto fisico, no, anche con le persone, eccetera. O ci dovrebbe essere. Ecco, però nel momento in cui io sono rappresentante in un consiglio comunale che viene sostanzialmente tenuto in buona parte fuori dai processi decisionali, perché il discorso che si faceva anche prima è: esercito una funzione di controllo, ma se mi permettono di essere informato correttamente su quello che accade. Se invece, diciamo, le decisioni si prendono senza in realtà far passare o rendere partecipi alle informazioni, io mi ritrovo con dei rappresentanti che, anche se hanno l'intenzione di essere rappresentanti alle istanze dei cittadini, si ritrovano sostanzialmente in un luogo che non è informato delle decisioni da prendere. Allora, se questo è il quadro, adesso non voglio mettere in bocca parole mie, se questo è il quadro, come ne usciamo? Cioè, come ne usciamo? Questo è un problema, perché noi abbiamo, da un lato dobbiamo garantire la governabilità nelle amministrazioni comunali, fare delle scelte che siano, da un lato dovremmo in qualche maniera rendere più partecipe lo stesso Consiglio Comunale, ma ci vorrebbero anche degli atteggiamenti da parte di tutti, che diversi. Per cui Bassanini è stata una necessità, perché i consigli comunali rendevano ingovernabile. Quando parliamo dell'esperienza mia con il sindaco Laroni, si è cambiato il sindaco e poi non si riusciva più, perché i partiti, da un lato, e il potere che avevano i consiglieri comunali era un potere di veto, eccetera. Quindi da un lato Bassanini risolve questo problema. Però lo risolve, e qua dipende dagli uomini che noi mettiamo. Se noi facciamo un esempio, torniamo a parlare di Venezia, noi abbiamo avuto il sindaco Cacciari, che è stata una persona con un'immagine meravigliosa, con una cultura sua, una capacità di incidere a livello di consiglio comunale, tant'è che dicevano i soldatini, arriva il Cacciari, li obbliga a fare, al di là del fatto che avevano pure, tutti hanno paura con questo sistema di non obbedire al sindaco, perché altrimenti cade il consiglio comunale e tutti vanno a casa. Però se noi andiamo a vedere alcuni errori madornali fatti su Venezia, la misericordia che presentavo prima è un atto fatto da Cacciari, il quale non si è neanche consultato con la sua maggioranza, ha deciso lui di fare questo atto, per cui trovare l'ottimale è difficile, dipende anche molto dal comportamento delle persone. E quindi io credo che se noi dovessimo dare un giudizio, anche adesso, il Comune di Venezia, entriamo nel merito della questione, il sindaco di Venezia è coeso con la sua maggioranza? Ecco, adesso ci arriviamo, però prima di fare la domanda, approfondire un attimo questa questione che lei poneva, cioè lei diceva prima, invece di occuparmi del mio collegio, dei miei elettori, devo occuparmi di star vicino al capo. Questa dinamica c'è anche un po' anche a livello cittadino, perché voglio dire, quando uno va alle elezioni, no, la sindrome, voglio dire, voi avete vissuto nel bene e nel male la sindrome Brunetta, cioè era Brunetta la visibilità, si giocava per o contro Brunetta, per o contro Orsoni, no? Poi la qualità. È già brutto tempo fuori, mi raccomando. No, dico, però la qualità del dibattito sul consigliere comunale che è vicino ai cittadini, che sa interpretare le esigenze, che conosce, no, i problemi, viene immediatamente, o per buona parte, al 90%, viene nascosto o viene dimenticato, perché diventa questa singolare attenzione quasi da tifo calcistico pro o contro qualche leader. Allora, questa è una dinamica che si gioca anche dello cittadino, poi, in buona sostanza, o no? E le dirò che io sono convinto che noi volevamo, che il PDL quella volta parteggiava per Orsoni, tant'è che ha messo in lista Brunetta. Quello che il PDL non abbia mai voluto conquistare Venezia. Anche la stessa Democrazia Cristiana, c'era una specie di patto, questa è un'interpretazione di natura personale mia, che non c'entra assolutamente, assumo le responsabilità, i capelli bianchi, c'è una specie di ragionamento per cui il Veneto lo teniamo alla Democrazia Cristiana, Bernini eccetera, Venezia dobbiamo lasciarla ai comunisti. Qui c'era una specie di tacito accordo di spartizione del territorio, sono convinto, convintissimo di questo.
tant'è che ho avuto un'esperienza di natura personale, mi sono cambiato per fare il sindaco di Venezia. Voi non ve lo ricordate, non avete votato per me, ma questo non ha influenza. Ma che il mio partito dovesse votare per me era una cosa importante. Invece il mio partito ha fatto una lista per conto suo come giornalista, ha obbligato la Lega, non ha obbligato la Lega a venire in coalizione, non ha obbligato Alleanza Nazionale a venire in coalizione. E nel ballottaggio tra Casson e Cacciari, secondo, io non sono andato in ballottaggio per 700 voti. Alleanza Nazionale ne ha presi 1500, la Lega 3500 e Corvato ne ha presi altrettanti. Certo. Questi erano voti che dovevano essere nella coalizione, visto che mi avevano detto devi andare assolutamente perché non possiamo, la sinistra è divisa, mi hanno obbligato ad andare a fare il candidato sindaco, io non volevo andare quella volta, e però nel momento di chiudere i cerchi sono rimasto io a Bergamo da soli, quindi voglio dire che... Quindi voglio dire, secondo me Venezia avrebbe bisogno, ti dico un'altra cosa di cui mi assumo la responsabilità, anche perché sono vedo che mi registrate, quindi non è forse il caso che noi puntiamo ad avere una coalizione che deve governare Venezia svincolata da questo gioco delle parti? Ma si torna, ecco, questa è una bella domanda. Allora, ma si riesce invece di parlare di persone? Perché poi alla fine, no, si è detto, la nuova politica è una politica che identifica delle persone, siano questi Berlusconi o adesso Renzi, no? Delle persone che in qualche modo costruiscono una sorta di semplificazione del quadro politico. E così anche a livello locale è successo, appunto, le personalità forti come Cacciari, chi lo ama, chi lo odiava, chi era per e chi era contro. Il problema è possibile ritornare, perché questa è una domanda fondamentale per misurare lo stato di salute della democrazia rappresentativa, è possibile tornare a discutere di progetto di città, per esempio? Cioè, perché uno dice, io voto Cesare Campa perché mi ritrovo nel suo progetto di città, oppure voto... che so io, Gianfranco Bettini, perché mi ritrovo nel suo progetto di città. Questa cosa mi pare che non ci sia oggi, cioè se uno dice a un cittadino veneziano qualunque, più o meno avveduto, che legge i giornali, che si informa, che è interessato alla politica, di rappresentare due progetti di città, non credo che si riescano a rappresentare, o no? I programmi sembra che tutti dicono che ci si deve. Quindi il problema, diciamo, c'è una meta politica, quindi non è quello che è scritto nel programma che conta, ma sono le pratiche il giorno dopo. E le pratiche il giorno dopo però sono anche molto opache, perché appunto sappiamo, abbiamo appena detto, che il Consiglio Comunale non è neppure informato di come si costruiscono le decisioni. Come ne usciamo? Ecco, una domanda molto... Posso fare un'obiezione un attimino per quanto riguarda... Perché vi sento parlare, di te, per quanto riguarda la politica di Venezia, della città di Venezia. Perché questi incontri sono dedicati a questo. Sì, d'accordo. No, la mia fine di finalizzazione, fine o grosso, di conclusione, non mi fa vedere le cose, mi darebbe la sensazione come cittadino di rimanere, di stare un po' più distaccato, di vedere le cose un po' più da lontano. Ma dipende dai livelli in cui si... Allora, diciamo, noi stiamo cercando, cioè, questo è un progetto che è nato all'interno di questo luogo, stiamo cercando di fare un lavoro anche in profondità, che non è semplice, no? Quindi richiede anche una certa pazienza. Cioè, sicuramente poi le grandi questioni che contano, le cose che contano sono poi appunto il trasporto pubblico, il MOSE, cioè queste sono le cose concrete che poi fanno la nostra vita. Però poi nel ragionamento che ci siamo fatti quando abbiamo aperto questa discussione qui e questi inviti, era quello di dire, bisogna però darsi anche degli strumenti per arrivare a questo, perché se no, affrontando il tema singolo, no, ci sono un sacco di associazioni in città che si occupano di queste cose, no grandi navi, no MOSE, chi lavora su, non lo so, sull'Arsenale, chi ha lavorato su Santa Marta, cioè se andiamo a vedere, oppure anche su Mestre, tema di Marghera, tema dell'isola, per esempio la ZTL in centro a Mestre, cioè di temi di questo tipo, ci sono un sacco di gruppi che se ne occupano quotidianamente ed è bene che questo accada. Quella che è un po' la valutazione nostra, almeno però Franco dimmi anche gli altri, insomma, cosa ne pensate, è che manca una tessitura, cioè manca un discorso che tenga insieme il modo in cui si affrontano questi temi, che appunto poi per esempio porta a un discorso
è possibile di definire un progetto di città, o invece necessariamente può essere anche una scelta, su ogni questione c'è una risposta specifica che non tiene conto della coerenza con quello che è stato deciso due giorni prima? Questa è una grande questione, perché significa in qualche modo misurare se è possibile ricostruire un discorso politico. Cioè la politica è anche l'arte del tenere assieme, di avere una visione complessiva, no? Non è soltanto che in un'azienda uno decide una questione specifica, però quando uno governa una città ci sono interessi, conflitti, no? Questo è un po' il tentativo di questa discussione, non è tanto di generalizzare per non parlare di cose concrete, almeno questa sì, sì, questo volevo capirlo, è importante, cioè, per me. Ma è fondamentale che incontri come quelli questa sera, direi che siamo in 5-6, sono fondamentali perché ci riportano alla discussione sulla città, che una volta c'era un po' nel mio, vi ho detto, Bassanini da un lato fa un'operazione che è necessitata, a parte che nel nostro paese abbiamo come il pendolo, cioè mai o tutto da una parte o tutto dall'altra, che bisognerebbe essere un po' più moderati, più sì, grazie. Beh, d'accordo, tutto da una parte o tutto dall'altra parte, però il pendolo oscilla, mentre invece qua a volte si rimane fermi. Ho usato da una parte per dire che siamo tutto a destra o tutto a sinistra, la statisticità purtroppo mi la, non è che si possa trovare un equilibrio tra il governo e il legislatore. La nostra Costituzione questo equilibrio l'abbiamo trovato in qualche maniera, adesso noi siamo dati per una forma di governabilità, tutto quanto il governo lo diceva con i decreti legge, che poi magari viene la città metropolitana e vengono costantemente cancellati dalla Costituzione, siamo sempre appunto da capo. Un altro degli argomenti che dobbiamo affrontare è su Venezia, come si colloca Venezia all'interno di una visione più diversa del territorio, città metropolitana, Venezia, non so cosa voi ne pensiate, eccetera. Torniamo al discorso di stasera, noi stasera stiamo qua parlando, una volta era naturale parlare in tutti i colmelli, in campagna, in tutte le frazioni, ogni settimana c'era, oggi, perché l'assessore, e l'assessore doveva tener conto, io ho fatto l'assessore dei lavori pubblici, la prima cosa che mi sono trovato a fare era trovato via Piave disastrata, te lo ricordi? Con tutto quanto il mondo, senza un centesimo, dovevo da un lato correre ai ripari per trovare dalla regione che mi facessero fare uno scorrimento di fondi, che erano fondi della legge speciale, per poter terminare quella via Piave, che era diventata una cosa. Da un altro lato dovevo in qualche maniera cercare di convincere tutti sull'opportunità, quindi bisognava continuamente essere a contatto con le persone. Io ho avuto una grande soddisfazione via Piave, lo cito sempre, da essere stato contestato il mio predecessore, che poi era il mio sindaco, quindi non potevo neanche accusare il mio predecessore che aveva fatto una malefatta, perché era il mio sindaco. Ti arriva, hai fatto il voto dell'Accademia, se non ricordo dopo, bene. Ma il discorso di via Piave per me è stata una cosa eccezionale, perché avevo visto tutti i commercianti che erano contrari contro l'amministrazione, ecco i comitati che ci sono anche oggi, nessuno si ricorda che la fontana di via Piave, che è costata quasi 350 milioni, è stata fatta dai commercianti. Cioè tutti coloro che erano contrari, che erano contro l'amministrazione, con coinvolgimento, parlando, ragionando, vedendo che l'amministrazione era vicina, che cercava di risolvere, ma che l'assessore aveva un interesse preciso di pensare. Io sono stato non soddisfatto, più la patente di dire che è stata una buona amministrazione, i commercianti hanno regalato al Comune di Venezia. Poi sono andato via, io ho fatto un altro assessore di lavori pubblici, si è dimenticato di mettere anche la targa che ricordasse che quella fontana era stata regalata dai commercianti. Adesso non so quanti anni sono passati, sarebbe bene che ci ricordassimo di metterla. Quindi voglio dire, la partecipazione è fondamentale se vogliamo avere un rapporto con la gente e creare anche un progetto per la città. Oggi riusciamo a fare questo progetto per la città, ci sono dei comitati, tanti comitati, ciascuno con la sua idea, che è anche parziale, perché
il comitato di maestri segnala un momento di difficoltà, ma partecipa alla vita della città solo per quel problema di maestri limitato. Il comitato non navi parla per il discorso delle navi, ma una visione complessiva della città, e deve essere la politica che la fa. Ascolta il comitato non navi, ascolta tutti, poi si assume la responsabilità di prendere delle decisioni. Quindi ci vuole capacità d'ascolto, ci vuole però anche un qualche modo una bussola che orienti dal punto di vista dei valori, delle priorità. Qui ci vuole quel mix che in qualche maniera prima dicevo, che c'è qualcuno che è chiamato anche a prendere delle decisioni, dopo ne risponderà. Ecco, ma questo vado nel, un po' più concreto su questa questione. Allora, una forza che ha l'opposizione da molti anni a Venezia, no? Il centrodestra è all'opposizione da molti anni a Venezia. Di fronte a 2015, quindi fra due anni, la possibilità. Ecco, come si costruisce un progetto di società, un progetto di città che in questo caso sia. Cioè, avete una responsabilità diretta, cioè non è che la partecipazione si determini da sola, no? Perché poi. Oppure sì, non lo so, cioè voglio dire, la scelta di alcuni è quella di dire i partiti non ci convincono più, lavoriamo in associazioni perché i partiti sono una macchina che riproduce se stessa, che tutela gli interessi in qualche modo di gruppi organizzati e di persone che sono in politica da molti anni. Questa è una critica che nella società civile c'è, no? Ma diciamo che è una convinzione, anche una realtà che viviamo, Non sia tanto per. No, ma non io cerco di registrare quello che. Io sono d'accordo. Faccio, poi invito. No, volevo dire, se facciamo un po' di ordine con le alzate di mano, così parliamo. Sì. Ah, ecco, bene. Sì, solo questo. Prego. Prego. Sarà un po' più lungo del solito, che io sono grandissimo. Devi alzare un po' la voce. Sarà leggermente più. Ed è, dico questo. Sull'errore di Cacciari citato prima. Non mi interessa se sia errore di Cacciari, anzi che avete ascoltato, conosco chi o Massi o Penna e com'è. Ma la non informazione al Consiglio Comunale, non spetterebbe alla burocrazia. Cioè, questo ruolo della burocrazia è totalmente assente, passiva e negativa. Secondo me era compito della burocrazia far passare l'informazione in modo che poi qualcuno partecipasse alzando la voce o abbassandola, secondo il mio punto di vista. Cioè c'è qualcosa che è ancora più carente della politica, ed è l'assenza di una burocrazia pensante. È un'idea personale. La seconda è che io non vado lontano, ma vengo da lontano, ci conosciamo da mille anni. Ed è questo. Progetto città. Io mi ricordo il progetto città degli anni 60. Forse non te li ricordi neanche tu, Cesare, perché anche lei sei più giovane di me. L'avvocato Falcone, per meriti e anche per i suoi vantaggi, per carità, l'avvocato non era mica un benefattore, apre la situazione della terza zona industriale. Ma la apre convincendo anche i sindacati, io c'ero, ero dentro, perché io ho acquistato per la sala la zona della quindi lo so perfettamente da dentro. Ma era condivisa. Perché la gente era avversaria e non nemici? Questa è la realtà della vita. Ora, io non so se un progetto si possa fare in questa globalità di narcisismi, di soggettivismi, di mini associazionismi intorno a un capo che vuole gridare a tutta forza che lui è migliore. Io non lo so. Cioè, il progetto che citavo, sicuramente ce l'hanno sia i meno giovani, magari anche i giovanissimi. Com'è possibile una situazione, come dire, ipersoggettiva come adesso? Okay. Non rispondo. No, perché su questa questione tra l'altro della burocrazia è interessante, perché voglio dire, uno di lungo corso nella macchina amministrativa comunale probabilmente sa anche come muoversi, no? Posso come lei. Il discorso, scusate. E lì
cito un episodio che ho definito di fascismo. Io ero iperattivo nelle aziende, cioè dove c'erano dislocazioni diverse, sedi diverse, io mi muovevo come un matto durante tutto il giorno, ma dovevo controllare perfettamente, non ero là che aspettavo il telefono. Un giorno sono a Spinea, entro in un bar di Spinea, vicino oltretutto ai tuoi negozi, e sento parlare vicino, ma sento che sono, come dire, con l'occhio politico, ad occhio. Vale, era libero, cioè non è che facessi la sfida. E vedo una complessa riunione in cui tutti gridavano come matti. E da là ho capito, sarà stato l'87-89, e da là ho capito che la politica non era più quella che conoscevo prima. Perché il gruppo, che era di un unico partito, alzava la voce. E una persona invece non l'alzava, ma stava convincendoli. E la persona era Cesare. E li ha convinti alla fine. Però non lo so dopo cosa hanno fatto. Perché ormai, ripeto, il narcisismo era più grande. Quello che dice, al di là del fatto. Cioè, se tu alzare un po' la voce non si sente niente. Forse non se la fa perché siamo abituati. Siamo abituati. È una questione di corda vocale. No, siamo abituati. Dovremmo tutti alzare la voce un po' di più adesso per farci ascoltare, perché non si ascolta più nessuno. Ah, sì, no. Anzi, è vero che però tutti quanti alzano la voce, ma perché tutti parlano, no? Esatto. Tutti qualche volta capita addosso. Qualche volta capita il contrario. Ecco, la burocrazia, io faccio un esempio sulla mia esperienza. Io da assessore di lavori pubblici dovevo firmare tutte le carte che arrivavano sul tavolo, tutti gli atti amministrativi dell'assessorato di lavori pubblici. Lui può dirvi il lavoro che c'era, non l'assessorato di adesso, dove c'è stato tutto un discorso di esternalizzazioni, tutta una serie di errori secondo me, perché abbiamo cercato, non so, di fare che cosa. Spendiamo di più e non abbiamo nemmeno l'assessore dei lavori pubblici, poteva intervenire in qualsiasi momento se ce ne fosse bisogno, perché era lui che era il motore della macchina comunale. Oggi c'è la Isola, non so se chi interviene, cose che non, con dei costi superiori. Ma la burocrazia, con la riforma della legge 29, oggi ha assunto una vero determinante, mentre prima l'assessore si assumeva tutte le responsabilità, doveva firmare tutto lui, anche qua c'erano degli aspetti eccessivi. Cito un esempio che può essere anche un aneddoto. Io arrivo e vedevo i miei l'ingegnere capo, vedevo l'ingegnere caposettore eccetera, che tutti guardavano nella delibera se c'erano le firme dello sottoposto, ti ricordi? Per cui c'era il funzionario che guardava, c'era l'impiegato che doveva fare una certa istruttoria, faceva la firma, tutti dovevano mettere una firma. Alla fine, mettere tutte queste firme, cosa comportava? Che l'assessore doveva firmare per ultimo, nessuno era responsabile, perché tutti quanti non leggevano più l'atto, te lo ricordi? Guardavano solamente se quello che sottoposto aveva messo la firma. Tant'è che io mi ero stupito un giorno andando in un ufficio, non dico di chi perché, ma lui sa, mi riferisco, perché c'è tavolo su, era sempre molto libero. Io avevo un pacco di carte, dovevo leggermele tutte, ma come mai quello era sempre il tavolo libero? Poi lui guardava se l'ingegnere Sibiglia, che era sottoposto, aveva messo la firma. Se c'era la firma di Sibiglia, l'ingegnere capo firmava. Hai evitato di dire l'ufficio, ma subito. Secondo me, no, qualcuno non che ha detto. No, non avete capito di chi sta parlando. Assolutamente. No. Solo io. Cosa voglio dire? Che adesso si è cambiato il meccanismo e si è dato la responsabilità adesso al funzionario, qual è responsabile, deve rispondere. Anche questo è un discorso importante, molto utile, ma dipende anche dalle persone. Io posso citare un altro esempio, il comune di Spinea c'erano dei funzionari che non decidevano mai, sono responsabili loro dell'atto, dipende da loro, ma se poi uno non risponde, cosa fa? Cioè, ci deve essere uno che si avvoca l'atto e lo fa. Una magistratura che dice come mai hai preso questo atto tu, questo, sembra che ci siano degli interessi, magari ci sono stati, eccetera. Quindi voglio dire, torniamo al discorso di prima,
il fatto di aver dato tutta la responsabilità alla burocrazia è un fatto importante, per chi ha tolto la politica da una responsabilità. L'assessore prima faceva tutto lui, tutti i concorsi li faceva l'amministrazione. Però se il comportamento dell'assessore poteva essere criticato, ma l'assessore in qualche maniera doveva rispondere anche al cittadino, nel fare l'atto teneva conto di questo, la burocrazia molto spesso non tiene conto del cittadino. E quindi secondo me noi dovremmo fare una riforma nella quale tutti sono messi di fronte delle responsabilità e determinate cose devono essere realizzate entro un certi tempi, perché altrimenti mi devi giustificare perché non lo fai entro quei tempi. Non puoi dirmi che tu non firmi quell'atto perché non hai una competenza, se non hai la competenza non devi fare. Ma perché l'assessore viene soggettivizzato e individuato, la burocrazia in genere no, sono un po' tutti, quindi viene dispersa questa responsabilità. Noi dobbiamo creare una situazione di responsabilità di carattere generale e qui noi dobbiamo tornare indietro. Faccio un altro esempio che mi ha messo molto a cuore. Io credo che noi dovremmo in qualche maniera, io sono contento che voi facciate queste cose, perché noi dobbiamo far crescere la voglia di fare politica, di fare amministrazione, che è una cosa molto importante. Io mi sto dedicando ormai da 6 anni con una scuola che io chiamo di formazione politica, che non è una formazione di partito, ma è creare la consapevolezza civica ai cittadini che l'amministrazione è una cosa tua, devi anche tu interessarti e quindi devi impegnarti. Non puoi essere come la nuova classe dirigente che viene, che pensa di sapere tutto. Far la politica non è una cosa, uno deve fare fare le varie trafile, è una formazione che va fatta e che va in qualche maniera perfezionata con la presenza. Noi oggi abbiamo una forma di democrazia che c'è, sostanziale, ma molto spesso le persone che vengono elette hanno una competenza che vengono elette, abbiamo detto che molto spesso non vengono neanche elette, non vengono nominate. Quindi voglio dire, io non voglio essere pessimista, ma dovremmo in qualche maniera tornare indietro nel coinvolgere nella responsabilità, cosa che sia nelle famiglie, sia nella scuola. Noi non abbiamo senso di responsabilità. Quando noi parliamo, io ho fatto l'assessore alla formazione e l'assessore al lavoro. Adesso il momento è decisamente diverso, ma ai miei tempi, non molti anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, l'assessore del lavoro si trovava con delle persone che perdevano il posto di lavoro e c'era la cassa integrazione. E quanti erano in cassa integrazione che continuavano a avere la cassa integrazione e facevano un altro lavoro? Abbiamo realizzato un'operazione di responsabilità chiamando tutti attraverso i corsi di formazione. Se non partecipi alla formazione vuol dire che hai un lavoro. Il mondo della scuola, se noi in qualche maniera non diciamo al mondo della scuola che bisogna, che la scuola deve servire per gli insegnanti o per i ragazzi che frequentano la scuola? Quando io dicevo l'assessore alla formazione, ma perché devo fare dei corsi di formazione di meccanica o di chimica se i ragazzi non vengono assunti? Diamo il finanziamento agli enti che si occupano di formazione sulla base del successo formativo che loro hanno. Se hanno fatto, fate quello che volete, io non posso essere io che dico quali sono gli indirizzi che servono per il Veneto. Fatelo voi che conoscete il territorio, però guardate che l'anno prossimo, se voi non mi dimostrate che quelli che hanno frequentato il corso hanno trovato un avviamento, sto parlando di un momento che per il Veneto era felice perché avevamo la disoccupazione al 4%, adesso tutto quello discorso non varrebbe più, no? È un'altra storia. Però il principio è sempre lo stesso, se in qualche misura io mi occupo di salvaguardare solamente i diritti, l'insegnante deve essere garantito, certo, giusto, ma prima l'insegnante, c'è l'insegnante per il fatto che deve insegnare, anche perché poi alla fine abbiamo visto che con questo principio non abbiamo lasciato a casa nessuno. Io che avevo degli enti di formazione, sembrava che noi dovessimo licenziare 15.000 persone, abbiamo riconvertito le 15.000 persone con dei corsi di formazione che erano finalizzati a quello che il Veneto chiedeva.
e molto spesso non c'è una contrapposizione, se in qualche maniera creiamo il principio della responsabilità. Ecco, allora, questo dipende da tutti noi, non dipende solo dalla politica, perché i politici non sono né buoni né cattivi, sono il risultato della società. Però c'è una sensazione, no, abbastanza evidente, che ci sia, appunto, sicuramente il tema della responsabilità è un tema molto rilevante, il tema dei valori che poi orientano l'impegno politico è rilevante, le condizioni della partecipazione, però la sensazione che abbiamo un po' tutti è che l'accesso, diciamo, alla politica sia un accesso che si è fortemente ridotto, cioè l'esistenza dei partiti di massa, la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Socialista, era una palestra, era un luogo in cui si costruiva anche classe dirigente politica, no? E quindi c'era un percorso magari selettivo, eccetera, però c'era una sorta di spazio. Adesso come si fa a far politica pesando? Questo è il tema, credo che produce frustrazione un po' in tutti, no? Cioè, i cittadini sono o portatori di conflitto per molti politici, quindi il problema è ridurre gli spazi in qualche modo a volte anche di informazione, perché se i cittadini sanno, immediatamente hanno una relazione conflittiva. Quindi c'è una sorta di contenimento del potere conflittuale dei cittadini. In questo gioca esattamente nella direzione contraria, cioè si finisce con ridurre il livello di informazione ai cittadini, perché se i cittadini sanno alcune cose possono diventare pericolosi per il funzionamento della macchina. Quindi di fronte a questa situazione in cui alla fine siamo tutti, abbiamo un senso di frustrazione che probabilmente coinvolge anche dei politici dentro, appunto la testimonianza di stasera mi sembra evidente, cioè anche stando dentro, dopo una lunga esperienza politica, uno dice non c'è spazio, non c'è agibilità politica, no? Perché appunto la burocrazia è da una parte, il problema è... Cioè. Allora, non voglio dire non c'è spazio, dico che ci sono... Ecco, allora però, no, la domanda è molto concreta e positiva, cioè come si costruisce in qualche modo, dal punto di vista di un esponente del centrodestra a Venezia, una agibilità politica più forte, più convincente, che appunto premia la responsabilità dei cittadini, li invoglia a partecipare e non soltanto a difendere interessi piccoli di bottega? Perché questo è il tema, perché la governabilità non si costruisce perché la moltiplicazione degli interessi, come diceva anche Franco, individuali, no, singoli o di piccoli gruppi, produce l'impossibilità di comporli questi interessi. Come si fa? Io penso che si fa come fate voi, a seminare nella città l'interesse da parte dei cittadini di sporcarsi le mani con la politica. Voi infatti stasera vi trovate qua per discutere di queste cose. E il passaggio successivo sarà quello di dire perché non andiamo a ascoltare il Consiglio Comunale, cosa fanno, cosa non fanno. Perché io non vedo mai nessuno in Consiglio Comunale. Neanche se ne parla, ma vado su. Bravo. Però secondo me se ci fosse la presenza dei cittadini in consiglio comunale, i stessi consiglieri comunali si sentirebbero un po' controllati, perché noi ci troviamo sempre solo, ho capito che sia una fatica, lo dico mica di no. No, ma con grande frustrazione, perché siamo andati là e abbiamo visto. Siamo andati là, non so voi come, ma la gente va solo quando c'è un problema che interessa loro. E quando c'è il problema dei trasporti abbiamo il Consiglio Comunale, non dico che il Consiglio Comunale sia fatto da persone che sono... Intanto se la gente potesse frequentare il Consiglio Comunale, non potesse, si impegnasse a frequentare, vedrebbe anche i suoi rappresentanti come si comporta Campa, che bravo, è stato da noi, e là come si è comportato. Ci sarebbe anche un giudizio diretto sul comportamento delle persone. Certo che non è mica facile, sapete, è difficilissimo. Alle volte vado anche con il mio comunale e mi sento rammaricato. Però la democrazia è una cosa che costa, che pesa, bisogna costruirla, bisogna in qualche maniera essere partecipi in tante maniere. Voi oggi fate un'operazione di grande interesse culturale, ma anche partecipativo. Chiamate tutti. Però non dovete fermarvi solo a questo, dovete dire facciamo un passo per fila, anche rispetto ai programmi di Venezia, costruiamo il programma assieme, ragioniamo sul programma, la città che noi vogliamo. E qui
a mettere delle teste che siano capaci di fare un ragionamento, di avere tutti quanti i dati. Non sempre noi consiglieri comunali abbiamo tutti i dati, sì, arroghiamo il diritto di dire e di trarre. Una volta era più pesante la formazione che i partiti ci obbligavano a fare, perché lei dice una cosa molto giusta, lo dice. La Democrazia Cristiana e il Partito Comunista ci obbligavano a ragionare, a discutere, ad approfondire. Oggi invece siamo un po' tutti quanti sulla sia. Il Consiglio Comunale aspetta che sia il sindaco che deve dire alcune cose. Esatto. E i partiti aspettano. Anche a tollerare, in senso politico. Sì. Quindi voglio dire, il problema è come si fa? Non è facile, e quindi dovete dire voi come dovremmo fare. Allora, i miei primi maestri sono stati due consiglieri comunali che non sono mai andati oltre alla figura del consigliere comunale. E si chiamavano Renzo Sulam e Giorgio Zecchi. Non so se a voi qualcosa dice questo. Il Sulam è stato famoso. E facevo, come si può dire, il ragazzo di bottega di loro che erano consiglieri comunali e mi hanno fatto conoscere il comune e le potenzialità che il comune poteva avere rispetto alle esigenze di una parte della società che loro rappresentavano, perché era parte partito. Quindi i lavoratori visti attraverso l'occhio dell'esperienza diciamo socialista di giustizia e libertà, tanto per capirci, no? Per anche diciamo, insomma. Molti erano, e quindi era normale andare al consiglio comunale, perché tutto il lavoro preparatorio del loro lavoro dei consiglieri comunali, poi arriviamo anche ai costi di adesso, veniva preparato dai ragazzi che seguivano i consiglieri comunali e si preparavano, era la formazione politica, no? Quindi dovevi conoscere la società in cui vivevi, interpretarne le esigenze e i bisogni per la parte che volevi rappresentare. Cioè, a parte la Democrazia Cristiana, che era il partito notoriamente interclassista, e altri, e c'era il discorso delle classi, rappresentavano una parte della società, una classe. Giusto o sbagliato che fosse, ma questa era la dinamica della democrazia. Ho fatto notare che il lavoro di base che veniva presentato da Giorgio Zecchi, era uno dei più importanti avvocati di Venezia e una delle figure più importanti della comunità ebraica e anche addirittura in Italia. Veniva preparato, cioè non c'era una segreteria del gruppo, il gruppo, le stanze, c'era pochissimo di questo. Cioè i costi del Consiglio Comunale erano enormemente inferiori agli attuali. Ma nell'evoluzione delle cose, poi quando si fanno i consigli di quartiere e si comincia, ho fatto la prima esperienza con Renato Nardi come assessore, il problema era di come far partecipare i cittadini alla gestione del bilancio comunale parte dei lavori pubblici. Allora si è inserita una figura, che una volta l'avevo fatto con Gianni De Michelis, ma che era già prevista, già predetta in altre situazioni italiane e internazionali, che era, ci voleva una figura che usasse e fosse comprensibile e potesse capire sia il linguaggio dei politici e degli amministratori. Giustamente prima gli è sfuggita una cosa che poi si è corretta, ma che era positiva come l'ha detta. I consiglieri comunali, l'altra volta, sono amministratori, si piaccia o non piaccia, cioè dobbiamo pensarli come amministratori. Quindi una figura che fosse in grado di comunicare alla, chiamiamola burocrazia, ma in modo sbagliato, agli uffici, il volere degli amministratori usando sia il linguaggio tecnico sia il linguaggio amministrativo. Questo ha consentito di fare alcune cose fondamentali. La prima, sembra che oggi, sembra, perché non sono in grado, può essere che sia anche vero, so fatti di grazia, che con il bilancio del comune non si possa fare assolutamente nulla, se non mantenere quella che chiamano la macchina comunale. Sembra, io non ci credo, ma visto che non sono interessato alla cosa da parecchio tempo, lo do per scontato che possa essere così. Anche quella volta si veniva da un momento di stanchezza e sembrava che dal bilancio comunale non si potesse estrarre nulla tranne il mantenimento della macchina comunale. Non era assolutamente vero. E abbiamo inventato una cosa che poi, attraverso altri studi che ho fatto, si faceva benissimo negli ultimi 50 anni della Repubblica qui a Venezia, la manutenzione programmata della città. Ma quindi abbiamo
da circa il 100% del bilancio di lavori pubblici che andava via nelle mani dei singoli tecnici del comune e non si capiva alla fine cosa facevano, bene o male che avessero fatto, si è deciso di ridurlo in modo drastico di 5 sesti, lasciare solo un sesto del tecnico comunale per la minuta ordinaria manutenzione di scuole, case, strade, ponti e quant'altro, e i 5 sesti erano una manutenzione programmata che veniva stilato come progetto dall'assessorato ai lavori pubblici sulla base di tutte le riunioni, di tutte le discussioni, di tutti i 18 consigli di quartiere. Una volta preparato questo, il tecnico politico, prima dell'assessore, prima andava a discutere delle commissioni, dei quartieri, nelle assemblee di quartiere, di tutto il progetto, di tutto il comune di Venezia in ogni singolo quartiere, in modo tale che la partecipazione fosse attiva. E quindi, per fare questo, che non durava anni, se durava un mese e mezzo e non si andava di più, erano coinvolte centinaia e migliaia di persone. Non è, sono 40 anni fa, 35 anni fa, non era. Questo consentiva di fare alcune cose fondamentali, a volte la cito sempre come esempio, anche se la partecipazione è in crisi, è data in crisi, per cui lo si usa poco. La sala San Leonardo, che era la sala prova della banda municipale, ed era presa veramente in una condizione pietosa, è stata restaurata totalmente, come la vedete, con il bilancio ordinario del comune. Cioè, sembra una cosa folle solo pensarlo adesso, e nella realtà era così, e posso citarvi molti altri casi. Ma cosa voleva dire? Che nel contempo c'era lo spirito di rivedere la città, di farla rinascere la città, e c'era forte il ragionamento sul piano urbanistico della città, e per quanto riguarda Venezia, poi io ho lavorato fondamentalmente a Venezia, fatemi grazia se non vado a Mestre, tranne per alcuni esempi, i piani particolareggiati, i piani di comparto, e si ragionava su come restaurare, rendere vivibile in termini veri e dare una qualità della vita vera ai residenti della città di Venezia, dandogli residenza buona e fattiva. Cesare è stato assessore all'interno del decennio degli anni 80. Ve l'ho detto anche l'altra volta, ma è vero, negli anni 80 nel 77 viene fatto un cessimento completo della proprietà comunale adibita a residenza e si determina circa 1.550 appartamenti di proprietà comunale. E si comincia a fare tutto un ragionamento di come aumentare in modo consistente la proprietà comunale, portandola ai livelli, non dico europei, ma un po' meno indecenti, dallo 0,5% al 2, 3, 4% del totale. E nel giro di 10 anni si costruiscono 4.000 appartamenti, porca miseria. Dal 1992 a oggi, nel 91, non se ne è fatto neanche uno. Allora adesso torniamo, no, perché voglio dire, questo è un filo rosso che torna nella discussione, perché poi voglio dire, l'altra volta quando c'era Beppe Caccia dice finito il periodo delle vacche grasse, perché Venezia comunque aveva una condizione particolare di finanza straordinaria, questo ha detto Beppe Caccia, non l'ho detto io, di finanza straordinaria che permetteva alcune operazioni. E quindi permetteva per esempio la costruzione, accanto al discorso che fai tu sull'housing, per esempio il sistema di welfare veneziano, no? Il sistema di assistenza alla parte più vulnerabile della città. Però io la domanda che farei rispetto a questa discussione che è stata fatta, perché è un tema che ritorna ed è questo. È un'incapacità, cioè in qualche modo ci sono degli amministratori buoni e degli amministratori cattivi, dei consiglieri comunali buoni o dei consiglieri comunali cattivi, o invece sono gli equilibri di interesse che producono delle scelte che vanno in una direzione piuttosto che l'altra. Questa è una, a mio avviso, è dirimente questo tipo di risposta, perché se esistesse in qualche modo un problema semplicemente di selezione delle capacità, è evidente che più rendiamo trasparente il sistema, più in qualche modo è possibile selezionare buoni amministratori rispetto a cattivi amministratori. Però dall'altro è anche altrettanto vero che il tema della partecipazione rischia di essere compromesso proprio nella logica degli interessi, cioè chi ha interesse a che alcune cose rimangano opache, rimangano non evidenti. Allora, qual è il giudizio a partire dall'esperienza appunto pluridecennale su questa cosa? Cioè, le cose vanno peggio perché c'è insipienza o vanno peggio perché in qualche modo negli equilibri, nei rapporti di forza di questa città, alcuni gruppi di interesse sono riusciti a imporre i loro interessi privati sul bene pubblico? Sì,
credo che il discorso sia ancora più complesso. Faccio un esempio: noi abbiamo avuto un bilancio comunale che è stato considerato un bilancio florido, avevamo il casinò, Venezia aveva la legge speciale, tutto questo è servito a Venezia non per fare un discorso di prospettiva, ma per vivere la giornata e senza responsabilità. E nel momento in cui il casinò non è, non, per una serie di motivi, non di cattiva amministrazione, perché il problema del gioco, perché c'è stata la proliferazione di nuove aperture, eccetera, in ogni caso il casinò non rende più quello che rendeva prima. Ci troviamo a non fare più la politica, le politiche del welfare la quale faceva riferimento a Caccia. Poi queste politiche del welfare, come sono state fatte? Anche qua, perché bene a dire, andiamo a vedere l'Italia e anche del comune. Faccio un esempio, la signora da me viene l'altro giorno, un mese fa, e mi dice che ha un problema, la signora che è una pensionata, che ha sempre fatto un conto di tutti i suoi impegni, che ha 900 euro, 1000 euro al mese di pensione, ha avuto una difficoltà, non so di che natura, non riesce a pagare il condominio adesso, si trova in difficoltà. E allora abbiamo attivato una serie di operatori. Il costo della responsabilità, che significa non dare il servizio pubblico, ma dobbiamo in qualche maniera darlo a determinate condizioni. Adesso io stamattina finalmente ho visto nella linea 4L finalmente avere i controllori che controllano se c'erano gli abusivi o non erano gli abusivi. Però stamattina ho visto in Vaporetto a Venezia che davanti dei ragazzi che chiedevano se avevano l'abbonamento, qualche veneziano se la prendeva con il controllore. Voglio dire, se ci rendiamo conto che stiamo, ecco, faccio degli esempi concreti per dire qua è un problema di responsabilità. Ora io sono stato felice di vedere che c'erano i controllori, perché credo che sia un diritto in avere il mezzo pubblico, ma è un diritto e un sacro dovere che paga anche pagarlo, no? Quant'è l'abusivismo che noi abbiamo nella. E ci rendiamo conto di queste cose, ma i cittadini rispetto a queste cose, nella guerra tra il ladro e il gioco di guardie e ladri, parteggiamo per il ladro o per la polizia? Dopodiché, voglio dire, c'è un problema di educazione. È vero che noi comuni di Venezia abbiamo delle difficoltà nel bilancio, e il bilancio è fatto anche però per una serie di scelte che sono state scelte sbagliate. Abbiamo letto nel giornale di ieri. È possibile che il Vega abbia un buco di 7 milioni di euro? È possibile? È possibile che noi costruiamo attorno, perché io lavoro al Vega, attorno, il Mondezzaio ce l'ha aperto. Ma è possibile che noi costruiamo un'ipotesi di servizio pubblico dicendo che comunque il servizio pubblico deve essere ripianato dal. Il problema del Vega adesso è che finalmente la legge dello Stato dice che gli enti locali non possono ripianare le società partecipate se hanno un buco. Ma anche questo fa parte di una cultura che in qualche maniera noi dobbiamo far riappropriare a tutti, perché se noi non partiamo, è un discorso di responsabilità. La domanda è giusto che l'ente pubblico di Venezia tutto il suo bilancio sia inchiodato sul discorso della spesa, diciamo, per il personale? No, dobbiamo fare un ragionamento che l'ente pubblico deve erogare dei servizi e deve erogarli inventandosi anche delle soluzioni che sono più adatte ai tempi. Oggi come oggi noi non possiamo permetterci il lusso, perché le risorse non ci sono più. Dobbiamo diventare imprenditori di noi stessi come amministrazione. Anche se, dopo do la parola a Tommaso, anche se io continuo a pensare che in questa città gira un sacco di soldi. Sì. Cioè questa è una città ricca, non è una città povera, non stiamo parlando di una zona depressa della Calabria piuttosto che, non lo so, di altre regioni. Qui stiamo parlando di una città in cui il livello di ricchezza prodotta, senza grandi difficoltà, probabilmente stimabile in 10 miliardi, ok? Soltanto la città d'acqua. Allora, il tema è, certo c'è una scarsità di risorse pubbliche, però c'è una certa opulenza di risorse private, concentrate in alcuni gruppi, in alcuni comparti e non necessariamente distribuite, ma la ricchezza c'è, quindi non è un problema perché questo discorso che c'è scarsità di risorse, io voglio sempre che venga aggettivato,
perché se non lo qualifichiamo dicendo che tipo di scarsità stiamo parlando, rischiamo di rappresentare un mondo in cui, l'esempio che faccio sempre è quello della Nigeria, dove si estrae una quantità di petrolio, no? Che esce con le pipeline che vanno verso l'Europa, verso l'Occidente, e accanto c'è la famiglia di nigeriani che si fa ancora il fuoco con, da mangiare con il fuoco, con le sterpaglie e con la legna. Ho la sensazione che Venezia assomiglia un po' a questa rappresentazione, o no? Sì, ma... Andiamo a vedere il concreto. No, vado molto. Se la migrazione, dico, se il bilancio c'è un pezzo in questa città di gente che si arricchisce molto quotidianamente. Sì o no? Gli albergatori, i motoscafisti, tutta la serie di commercianti che vendono, fra l'altro, lei da commerciante dovrebbe ricordare che, voglio dire, fra l'altro si vendono purtroppo anche della bassissima qualità. Murano, purtroppo, ci raccontavano qualche giorno fa degli operatori del settore del vetraio, dico, ci sono negozi con fiori di nome, di grande fama internazionale, che vendono ormai cineserie, lo sappiamo tutti. Allora, probabilmente c'è un pezzo della città che si arricchisce o no? Certo. E c'è una parte di città che diventa più povera, perché mancando un controllo per l'avvolto del vetro, noi abbiamo creato a suo tempo il marchio del vetro, che altro non è che una certificazione che questa bottiglia è stata fatta a Murano e quindi ha dei costi superiori a quello che è fatto in altra parte. A parte il fatto che poi c'è la rivolta di quelli delle perle che vogliono il marchio, anche se sono fatti a Venezia, quindi che sono gli artisti di Murano, gli artigiani che sono andati in terraferma, dicono anch'io vorrei avere il marchio, eccetera. Però se noi non attiviamo una forma di controllo, se l'amministrazione comunale con l'assessorato del commercio non attiva una forma di controllo e va a penalizzare, a multare chi in qualche maniera vende un prodotto dicendo che è di Murano e Murano non è, è chiaro che alla fine il commerciante vendrà il prodotto del suo quale lucra di più. Quindi io non voglio dare una patente di essere bravi o essere bravi, che l'amministrazione deve essere in grado di poter controllare. Però torniamo indietro un secondo. Il bilancio del comune, un qualsiasi bilancio, se tutte le spese sono finalizzate per il personale, cosa può fare l'amministrazione comunale? Nel momento in cui gli manca l'entrata del casinò, non può più fare il welfare? È che noi abbiamo investito, noi dobbiamo oggi ricalibrare il nostro ragionamento. L'amministrazione comunale deve dare dei servizi ai cittadini, ma deve diminuire la spesa dell'ordinario, perché altrimenti noi abbiamo solamente le spese a favore del mantenimento del comune, dell'apparato. Mi chiedo, ma per che motivo dobbiamo fare le commissioni consigliari di mattina? Per che motivo dobbiamo... Una volta si andava a fare il consigliere comunale, si andava il pomeriggio dopo lavoro. Quanto costa oggi fare una commissione consigliare, magari per non decidere assolutamente nulla? Dobbiamo dire, perché fare consigliere comunale non è mica una professione. Cominciamo a dire il ragionamento che si va a fare consigliere comunale, si va il pomeriggio. E quando ho terminato il lavoro... Voi sapete che il consigliere comunale, oltre a prendere il gettone di presenza, può anche dire al suo datore di lavoro, mettimi in... Un'aspettativa. Non in aspettativa. No, lui è pagato dal consiglio comunale. Per cui alla fine, quelli che sono dipendenti della provincia... Dovrebbe essere una missione. No, c'era però c'era Tommaso. Vorrei partire proprio da un... Però, da una voce dal sen fuggita dell'intervento di prima, nel senso che si è focalizzato sul problema della signora che viaggiava nell'Ugandese, dicendo che ci sono state 12 persone, 12 dipendenti comunali che si sono interessati del problema, che hanno probabilmente lavorato tantissimo, perché poi conoscendone tanti sono... Ma il problema, proprio a voce da sé fuggita, ma forse noi abbiamo lavorato al welfare per le 12 persone e non per la signora, nel senso che noi abbiamo, sono arrivato tardi proprio per questo problema, perché parlavo, personalmente io lo vedo in università e lo vedo in generale, lo vedo di più in università perché ci lavoro, io so benissimo che 10 anni fa lo UA era l'università con meno dipendenti d'Italia per studente. Adesso il direttore dello UAB che arriverà da gennaio è disperato, quella che andrà, perché è l'università che ha un rapporto dipendenti, studenti tra i più alti d'Italia, e l'unica cosa che deve fare è tagliare personale, perché hanno in 10 anni, siccome
i direttori amministrativi sono nominati dalla politica. Il problema è che la burocrazia è in commistione pesantissima con la politica, nel senso che la politica si è introdotta, si è fatta spogliare del potere della democrazia, perché ha deciso coscientemente di andare a eleggere i dirigenti e il personale a suo piacimento, perché a questo punto, nel momento in cui io vado a eleggere un dirigente, io so che anche se nel prossimo mandato non sarò eletto, il mio dirigente è ancora là e quel dirigente continuerà a costare 6.000 euro al mese per tutti gli anni a venire, perché non è stato assunto come dovrebbe essere assunto dalla Bassanini in poi. Cioè, Bassanini diceva che il dirigente era vietato che fosse a tempo indeterminato. Quindi noi abbiamo una politica che è entrata a gamba tesa nella burocrazia per trasformare la burocrazia nella politica. Cioè, la politica in università ormai non la fanno più i docenti, la fanno i tecnici amministrativi che lottano per cambiare le cose. Cioè, l'altro anno, per la prima volta in 15 anni di università, abbiamo risparmiato qualche centinaia di migliaia di euro di docenza senza diminuire la didattica, grazie alla caparbietà di un dirigente matto e alcuni tecnici che si sono messi a fare i conti, che hanno scoperto che questi soldi erano semplicemente regalati ai docenti. Cioè, il problema è che noi abbiamo una burocrazia che non c'è niente da fare, la politica deve impegnarsi in primo luogo a capire perché ci sono quei 12 dipendenti comunali che si fanno tutti un culo così, ma si sono inventati il lavoro, perché se 20 anni fa non c'erano, e 20 anni fa non c'erano i computer, si sono inventati il lavoro. Quando io ho avuto un anno di esperienza ai lavori pubblici a Mestre, abbiamo eliminato con l'ingegner Molin una macchina che occupava due volte questa sala, che era quella per fare i disegni, facendo sì che tutti i progetti del comune venissero fatti solo su CD. Il risparmio del non avere più la manutenzione della macchina, eccetera, è semplicemente si è volatilizzato. E quando noi abbiamo chiesto una macchinetta per fare 10 CD alla volta invece che uno alla volta, non c'erano i soldi. Cioè, hai risparmiato qualche centinaio di milioni all'anno, erano circa 170 milioni all'anno la manutenzione della macchina, e non c'erano 180.000 lire di jukebox CD. Cioè, il problema è la burocrazia che è stata vinta dalla politica. Cioè, la politica ha creato nella burocrazia la nuova politica, e la politica che noi vediamo in consiglio comunale, a me dispiace ma è così, secondo me il consiglio comunale non fa politica, la politica la si fa negli ufficetti dove ci sono i dirigenti che sono stati man mano nominati dall'assessore di turno e che saranno dirigenti a vita. Cioè, bisogna pensare che c'era una persona, Bassanini, più di 20 anni fa, che ha detto che questa cosa doveva finirla, e adesso siamo al delirio, perché nel momento in cui noi abbiamo un'amministrazione comunale che spende un po' di cifre per il personale, sono tutti, a me dispiace dirlo perché comunque ci faccio lavoro, bisogna che apriamo gli occhi e ci rendiamo conto che queste persone lavorano tutte come matte, ma sono tutti lavori inventati, perché finché non abbiamo dei dati che vengono fuori, quando diciamo che il casinò perde soldi, adesso, lei sa un attimo la mia storia, quindi sappiamo che è una bugia. Il casinò perde soldi perché i dirigenti del casinò sono diventati un numero inimmaginabile, perché il numero di dirigenti pagati dal casinò ogni giorno è impressionante. Cioè, un casinò non può avere più di un dirigente. Posso dargliene due, ne lasciamo uno a Venezia e uno a Mestre. Ma quando incominciano a essere 20, pagati ogni giorno, 20 dirigenti per un casino, ma cosa vanno a cambiare le bustine del tè? Chiarissimo, grazie. Allora c'è Franco. Tommaso, la politica, francamente, non può intervenire. Ed io cito un caso preciso, molto specifico. Nicola Rossi, economista di vaglia, veramente, nel 2005, quindi prima del 2008, fece una serie di articoli parlando del 25% di taglio della burocrazia. Risultato, gli sta praticamente buttato fuori dal partito. Cosa mi faccio? Dovremmo essere noi, non a indignarci, a fare qualcosa.
allora facciamo, perché se vai a uno sportello e alzi la voce, tutti i colleghi di quel signore o quella signora da quel momento in poi non ti faranno mai più niente. È proprio la verità, quelli che sono allo sportello sono gli unici che sono uno che devono rispondere. No, ma il problema secondo me è del personale. Noi dobbiamo certamente dare una regola. È finita l'anno delle vacche magre, quindi dobbiamo adeguare l'amministrazione, deve fare i conti con il bilancio che è più ristretto, e quindi deve diventare imprenditrice anche l'amministrazione. Ah, non possono più essere fatti degli errori madornali. Quanti sono i soldi che noi abbiamo sperperato con i derivati? Con i derivati. Quanti sono i soldi che noi spendiamo per una dirigenza che deve essere in qualche maniera ricalibrata? Se noi nella nostra mentalità, vorrei essere capito, nel momento in cui la Regione ha fatto dei tagli al trasporto pubblico locale, e la Regione ha fatto dei tagli, ovviamente Venezia ha brontolato, dice no, voglio la mia specificità, eccetera, la Regione dice io devo fare determinati conti, ho un taglio. Noi abbiamo fatto un ragionamento sulla... dobbiamo tagliare i servizi, non possiamo porre il problema occupazionale, che non significa licenziare le persone, ma significa rivedere la forma di organizzazione. Se noi prima potevamo permetterci il lusso di avere la CTV, di avere Vela, di avere non so quante fossero le società, e ciascuna aveva la... noi potremmo, bloccando il turnover, dire alcuni servizi, le buste paga, perché deve farle ognuno fa la sua ragione, cerchiamo di vedere. Bloccare il turnover, no, perché questo è un tema che mi preoccupa molto, perché bloccare il turnover significa dire che la fase in cui nella macchina comunale si entrava sulle logiche che diceva Tommaso per appartenenza, per affiliazione politica e non per merito, si chiudono adesso le stalle perché sono solo no, e significa che le si lasciano fuori le nuove generazioni che invece sono competenti, magari no, ma hanno studiato. Allora la qualità della burocrazia come cambia? Lei non faccia faccia il ragionamento di quella signora di oggi che controllava contro il concreta sul turno. Io però faccio un ragionamento: se noi oggi abbiamo una spesa pubblica che è eccessiva e non riusciamo a dare una risposta ai cittadini in base alla missione che è il trasporto pubblico locale, mi pongo la domanda: è giusto che io continui a avere 4 uffici che fanno la rassegna stampa per 4 aziende diverse, o è giusto che ne faccia una sola? È chiaro che devo, se non voglio licenziare nessuno, devo in qualche maniera bloccare le nuove assunzioni, perché quando mi va via no, perché non bloccate i premi di fine anno, sono i premi di è sbagliato parlare, dobbiamo assumere, noi non possiamo assumere più nessuno, dobbiamo cosa vuol dire bloccare il turnover? Se tu hai bisogno di un medico, puoi mica prendere l'infermiere, no, giusto? Però significa che non possiamo più permetterci di avere l'organizzazione che noi abbiamo così come l'abbiamo adesso. Se è vero che noi oggi abbiamo 7 uffici che fanno lo stesso identico lavoro e sono 7 aziende che dipendono dal comune, prima domanda: servono 7 aziende o possiamo fare un'azienda unica? Possiamo fare un ufficio che fa la rassegna stampa unica o dobbiamo fare 7 uffici stampa? È chiaro che nei momenti di vacche grasse tu puoi fare. Poi c'è il discorso dei dirigenti. I dirigenti, io credo, sia un ragionamento... La differenza di stipendio tra giovani magari meritevoli e dirigenti... Ma se io non posso assumere giovani meritevoli perché non voglio i soldi, si tratta di vedere se io se posso fare il trasporto, parliamo dei trasporti, se ho le risorse per fare... e manda via i vaporetti, oppure se devo mantenere i giovani, C'è un problema di numeri, perché facendo lo statistico su questa cosa è un po' più facile per me ragionare, perché se continuiamo a non vedere questo problema, il problema è che i 20 dirigenti del casinò, cioè i 18 dirigenti in esubero, non solo prendono lo stipendio dirigente, ma prendono i premi. Ad un certo punto, qualche anno fa, circa 10 anni fa, c'è stata una persona che era mio padre che in consiglio comunale ha bloccato i premi ai dirigenti del casinò. È successo una volta.
una volta è successo che ha bloccato i premi dei dirigenti del casinò, dimostrando semplicemente che quei dirigenti non meritavano il premio perché avevano speso di più di quello che avevano incassato. Hanno aumentato le spese pubblicitarie di 10 e hanno incassato 9 in più. Non tornava, questi hanno fatto finta di niente e alla fine hanno rinunciato al loro premio e sono andati avanti. Adesso il premio dei dirigenti del casinò viene continuamente dato, e il premio dei dirigenti del casinò, siccome i dipendenti del casinò, vediamo il concreto, prendono pochissimo, perché i dipendenti del casinò vivono benissimo solo con i soldi delle mance, perché il loro stipendio è netto, quello che costa il comune, il lordo ente del dipendente del casinò è 2.300 euro al mese. Quello che costa lordo ente il dirigente del casinò è quasi 25.000 euro al mese. Quindi vuol dire che un dirigente, cioè se io mando via, se io cerco un sistema quantomeno per evitare di pagare i premi a 18 dirigenti, e visto che i premi sono il 50% dello stipendio dei dirigenti del casinò, lo stipendio dei 18 dirigenti moltiplicato per il numero di dipendenti, che sono 7, vuol dire che io ho 7 dipendenti per 18 gratis, e d'amore dei, semplicemente non avendo pagato il premio ai dirigenti del casinò, ai dirigenti inutili, ai 18, perché a due guarda, ma diciamo, accetto anche diciamo di darlo. La stessa cosa, diciamo, noi dobbiamo ridurre il costo della spesa del personale. Ma è uno solo. Ma cioè, vediamo come, in che maniera. È certo che, e vediamo come ridurre il costo del personale senza danneggiare sul servizio. Questa è la sfida che noi abbiamo. No, ma questo siamo tutti interessati a questa cosa. Prima era solo la mia, per quanto lungo la premessa, perché doveva arrivare a questo ragionamento che state facendo adesso. Ma mi serve un ulteriore passaggio affinché si capiscano le cose. Mi permetto di lamentare che l'ultima finanziaria approvata, quella del 2012, ha avuto il voto concorde sia del PDL che del PD. E mi permetto di lamentare che in Commissione Finanza del Senato due esponenti del PDL e del PD, entrambi originari di Cannareggio, trovarono un punto di incontro approvando un emendamento che ha portato alla realtà territoriale della legge speciale 50 milioni, di cui circa 41 milioni e 800 mila lire al Comune di Venezia. Questa è la prima. Poi chi si è interessato, e credo che siate in grado di capirlo, non è stato nessuno del comune, tanto perché ci capiamo cosa voglio dire. Il sindaco del comune di Venezia era andato a un comitatone. Quello che era fuori del comune. Il sindaco di Venezia era andato a un comitatone l'anno precedente e avevano capito che era bene, ma guarda caso non era presente il Ministero dell'Economia, la cosa morì là. Quindi vi era il problema di fare in modo che questi soldi arrivassero. Ma se arrivano a 41 milioni e 800 mila lire, a casa mia, ragiono come fanno altri, cerchiamo di ragionare in lire, che ci viene meglio il ragionamento. Sono 80 miliardi, giusto? Bene, chiedo a Cesare, perché probabilmente mi ha detto che sono state approvate. Il piano triennale dei lavori pubblici è stato ultimamente, mi è stato detto, approvato in Consiglio Comunale. L'hai visto? L'hai scorso? Come ti è sembrato? No, ma ti faccio una domanda. Noi abbiamo capacità di finanziaria. Saremo in grado di spenderla? No, adesso arrivo a questo. Fammi grazie, arrivo anche a questo. Allora, è stato stilato un elenco molto lungo che va oltre i 42 milioni circa. C'è una seconda operazione in corso che è di carattere di spirito nazionale, ma che è suicida, di cui io sono proprio ideologicamente totalmente contrario, perché è un'aberrazione, quella di vendere il patrimonio per fare investimenti di questa natura, cioè per fare il pontile magari Mondoghieri. Ecco, se si osserva l'elenco di quei lavori così elencati, piano triennale, si capisce della pochezza e della mancanza di progettualità che alberga, o non alberga, dipende dal punto di vista, all'interno del Comune di Venezia. Sono soldi che vanno così. Attenzione, che poi, e non so se lo sai, ma credo che dovresti saperlo, che data la situazione di difficoltà di cassa del Comune,
con un'operazione che io considero estremamente borderline, per la prima volta i fondi di legge speciale non sono stati inseriti a titolo secondo, ma sono stati inseriti a titolo primo. Perché, e se sono stati inseriti a titolo primo, evidentemente la qualità dei lavori, che il titolo primo è quello del bilancio ordinario, devono avere la caratteristica proprio del titolo primo. E quindi è una logica talmente perversa, e se mi consentite, per quanto obbligata dalle situazioni che qualcuno ha creato, suicida, nel senso che si porta al nulla. Sì, perché non c'è nulla e... Però tutto quello che tu segnali ci riconduce sempre a un discorso di responsabilità. Ah, adesso arrivo. Ecco, perché succede questo? Arrivo. Perché tu hai un patto di stabilità che in qualche maniera obbliga i comuni a rispettare alcuni parametri. Certo. Perché noi, paradossalmente, eravamo in virtù del patto di stabilità anche in difficoltà, perché avendo avuto il casino che ci dava determinati quattrini, nel momento in cui il casino non ce li dà più, non possiamo sforare avendo magari dei soldi della legge speciale, perché la legge dello Stato pone dei vincoli, perché non c'era una responsabilità. Ma qui torniamo su un discorso ancora più di carattere generale. Se noi non riusciamo a far sì che ciascuno sia responsabile a casa sua e abbia il suo bilancio con le tasse che mette lui, che risponde di fronte ai cittadini, però questo fa parte di tutto un discorso che sono anni che parliamo, il federalismo fiscale eccetera, ma avremo ancora molto tempo per vedere che sia realizzato. Però la domanda di fondo è: a questo punto noi possiamo essere speranzosi per il domani? No. Io dico che noi dobbiamo essere speranzosi, però dobbiamo in qualche maniera mettere da parte alcuni luoghi comuni che possono sembrare giusti e doverosi, ma che invece ci portano fuori strada. Quando la signora dice una cosa giusta, ma con tanti giovani che abbiamo fuori, l'ente pubblico può assumere, ma l'ente pubblico non deve risolvere il problema dell'occupazione. No, io ragiono però non è un problema di occupazione, non è un problema di occupazione. Deve risolvere il problema dei cittadini. Non è un problema di occupazione, è un problema di qualità della macchina vista. No, cioè, se io ho delle persone, le burocrazie... Non è valutato, il dirigente del casinò non è valutato e prende i premi indipendentemente. Ma questo che tu dici, ma noi avevamo, fino all'altro giorno avevamo... che la CTV non faceva il controllo dell'abusivismo, perché tu devi sapere che se c'era una evasione superiore al 4%, perdevano il premio di produzione, il premio di produttività. Faccio un esempio perché è importante. Che è il problema? No, allora, la questione è proprio dell'uscire politicamente dai vecchi meccanismi di redistribuzione, del costruirsi il collegio politico o il consenso politico attraverso l'assunzione di tale e tal altro, è esattamente quello che bisogna fare. Allora, io me ne occupo anche per lavoro di queste cose, ma voglio dire, se uno va a vedere uno dei criteri dell'attrazione degli investimenti a livello internazionale, è la qualità della burocrazia, ok? Se uno va a vedere la qualità della burocrazia in Germania piuttosto che in Svezia e vede quella italiana, si rende conto di qual è il fattore competitivo dell'attrazione degli investimenti, burocrazia. Allora io dico, se Venezia domani vuole essere una città diversa, deve avere una macchina amministrativa comunale diversa e quindi deve avere una qualità della burocrazia diversa. Come faccio a costruire questa qualità amministrativa diversa e burocratica diversa? Attraverso delle persone diverse. Cioè significa che io ho probabilmente, in senso di responsabilità, dei giovani che sono formati, che sono competenti, che per esempio parlano le lingue. Io vorrei sapere quanta gente nella macchina, la quantità di persone che lavorano in una città internazionale come Venezia parla una lingua straniera. Faccio un esempio, ufficio manifesti del comune, dove la biennale tutti i paesi portano, non una persona parla una lingua. Io finisco con questo, perché io ho una società privata, no? Mi arrivano in media, credo, tra i 50 civili alla settimana, di ragazzi che hanno dottorati, non più lauree, dottorati che parlano tre lingue, eccetera. Io prendo le persone che evidentemente posso prendere, è una società piccola. Però sono qualità e potenzialità di risorse umane. Non è vero che non è che abbiamo soltanto ragazzi che cercano di elemosinare un posto di lavoro. Hanno potenzialità che andrebbero riconosciute
rompendo quel meccanismo clientelare che ha fatto sì che sì, oggi pesano per quello che pesa il costo del personale nell'amministrazione comunale, ma perché è stata una logica di assunzione clientelare fino all'altro giorno, forse anche oggi continua. Oggi è fondamentale il fulcro del... Perché se no, se diciamo blocchiamo il turnover, stiamo dicendo a quelli che sono dentro no, hanno il privilegio, i requisiti, e quelli che sono fuori non ce l'hanno. Io forse mi sono spiegato male. Bloccare il turnover, quando dico bloccare il turnover, sì, volevo dire, se io nella mia macchina comunale, parliamo delle aziende che ci capiamo meglio, se io oggi ho la CTU che ha messo negli uffici non so quante persone che sono state dichiarate inabili al servizio, io credo che noi, se mi va via uno dell'ufficio, non assumo più persone dell'ufficio, dovrò assumere degli autisti. Cosa voglio dire? Devo fare una selezione delle persone che mi servono, non sulla base, adesso abbiamo 50 impiegati, 30 autisti e 5... No, questo va benissimo, però questo non è il blocco del turnover, perché se no se lo diciamo fuori il blocco del turnover. Io volevo dire, dobbiamo fare una riorganizzazione in maniera tale che io possa, senza licenziare nessuno, riconvertire, perché tutte le funzioni sono garantite. È chiaro però che se mi serve domani mattina nell'ospedale un medico, non posso mica dire... Cosa che dice Tommaso che si è detta qui, per esempio la scelta dei premi di produzione, siccome non sono premi di produzione, fra l'altro, perché nessuno li misura, i premi, non c'è un sistema di misurazione, sono dati semplicemente in termini automatici, certo. Non c'è nessun sistema oggettivo di valutazione delle performance delle persone e quindi non è una produttività. Quel sistema lì è possibile bloccarlo domani mattina. Allora io dico, da partito dopo l'opposizione in Consiglio Comunale sarebbe molto utile una mozione in Consiglio Comunale da parte del gruppo che le rappresenta, che dice: benissimo, chiediamo il congelamento immediato di tutto il sistema di premi di produzione fino alla riorganizzazione di questo sistema, perché questo dovrebbe essere un coinvolgimento dei cittadini. Oggi non sono un luogo di partecipazione, lo dicono tutti i veneziani che non sono un luogo di partecipazione, sono un meccanismo di aumento, anche questo, della burocrazia, questo sì. Allora la proposta anche lì è molto semplice, dire: ci impegniamo come partito che si presenterà fra due anni alle elezioni a chiedere la soppressione delle municipalità, chiudere le municipalità, cioè sono cose molto semplici che si possono fare. Certo che ci sarà chi è scontento, perché evidentemente anche questo è clientela politica, però queste sono scelte semplici e che la gente capisce. Prendo sulle municipalità, che cosa ne pensi? Ma sulle municipalità noi abbiamo un consigliere comunale che si chiama Saverio Centenario, che dice che le municipalità, se continuano a essere funzionali così come funzionano, sono dannose anche per governare. Io penso invece che la municipalità, se noi facciamo un ragionamento inserito in un'ottica di città metropolitana, di semplificazione di procedure eccetera, le municipalità potrebbero diventare un ente propulsore di attività nel territorio, di contatto con la gente per verificare che la spesa diventi produttiva, però devono essere assolutamente modificate. Non può essere l'organizzazione delle municipalità così come è adesso. Ne possiamo pensare di fare le municipalità creando piccoli comuni, quindi aumentando la spesa rispetto alle funzioni. Quindi va ripensato il discorso della municipalità. Può essere un luogo di partecipazione per dare risposte ai cittadini che sono più vicini, però deve essere organizzato in maniera diversa, né come sono fatte adesso, che sono delle brutte copie dei consigli comunali, senza avere i poteri dei consigli comunali, e quindi solamente con un grado di spesa senza avere nessuna... Buonasera a tutti. Buonasera. Quindi noi dobbiamo, secondo me, approfittare, non abbiamo toccato questo argomento, di una possibilità di riorganizzazione complessiva della parte pubblica, degli enti locali. Oggi vengono soppresse le province, c'è questa ipotesi di sopprimere le province, è giusto o non è giusto sopprimere le province? Mi piacerebbe molto sentire il vostro punto di vista. Dopo vi diciamo, Susanna vuoi... Ma io volevo chiedere un'altra cosa, cioè io penso che uno dei grandi problemi della città, ora e in futuro ancora molto di più, sarà quello della gestione del turismo, su cui vive la città in qualche modo, no? Questo è un... e vorrei chiedere il suo gruppo politico, diciamo, che prospettive di sviluppo ha per i prossimi 10 anni
di fronte a un turismo che senz'altro, almeno secondo le previsioni così statistiche che sono quelle che sono, ma insomma dovrebbe almeno raddoppiare. Se, non so adesso se abbiamo 20 o 30 siamo milioni, quasi 30 ci sono, milioni ecco, ci sono le cifre più, ma comunque troppi, o comunque in che modo voi pensate di affrontare, di gestire, perché io vivo a Venezia da 30 anni, 35 anni, e già quando sono venuta nell'80 c'era questo problema dei troppi turisti, si parlava allora di biglietti d'ingresso in città, eccetera. Io in questi 35 anni non ho mai saputo niente, se c'è un qualche progetto o qualcosa, non ho mai saputo niente. Quale prospettiva avete? La prospettiva, noi dobbiamo avere una prospettiva di creare la città di Venezia, che non c'è, che si sta disgregando. Però prima Gilmo parlava delle case. Poi abbiamo un patrimonio pubblico, la prima domanda da fare è proprio un discorso in prospettiva. È giusta la teoria di chi vuole vendere le case private o chi vuole mantenere la struttura pubblica? Uh-huh. Un pensiero da fare. Uh-huh. È giusto che la struttura pubblica delle case in qualche maniera non abbia a dare quel minimo di reddito che dovrebbe dare. Uh-huh. Ossia, noi possiamo pensare a una città che non è, che vive senza i cittadini? È questo, perché accanto vanno via, cioè i veneziani vanno via per far posto a un pessimo turismo. Io penso che non possiamo contrastare il turismo. Il turismo deve venire a Venezia, però devo far sì che non sia che il turismo espelle i cittadini. Ma se noi possiamo fare una politica per la residenza a Venezia, deve essere una politica diversa per la residenza, ma anche da parte dell'ente pubblico. È possibile che l'ente pubblico debba solamente dare la casa a quelli che sono con quel reddito, al quale facevamo riferimento prima, oppure non si possa aprire un ragionamento per far sì che Venezia sia una città viva anche con delle persone che hanno una certa capacità. Le social housing, sono anni che parliamo di social housing, non si è fatto. All'Umberto I potremmo chiedere ai veneziani di farsi la casa, sapendo che è un'occasione irripetibile che si possono fare la casa. Poi se sbagliamo, c'è un uomo che sta lavorando su Umberto I, ma guarda che io sono consigliere comunale ormai di vecchia data e parlo di queste cose da tempo immemorabile. Voglio dire, io la prima cooperativa edilizia l'ho fatta a Murano nel 75 e abbiamo dato una risposta, però bisogna cominciare a pensare una logica di destra e di sinistra, perché un altro aspetto importante che io vorrei dire, che non esiste più la destra o la sinistra, anche perché i programmi, lei prima diceva, bisogna fare un ragionamento, cosa serve a Venezia? Posso essere contro il turismo? Ecco, però per esempio, faccio un esempio. Però io posso essere contro il turismo, sì, in qualche maniera, creo le condizioni perché ci sia la città viva. Però per esempio, un ruolo di opposizione. Ma bisogna gestirla, perché noi siamo adesso a un punto dove cosa vuol dire gestirla? Assume una qualità che estingue la base del turismo. Cosa vuol dire gestirla? È quello che le chiedo, cioè ci sono delle idee, delle riflessioni. Cosa vuol dire gestirla? Secondo me noi possiamo se noi lo gestiamo in maniera diversa da come viene oggi, come l'accessibilità a Venezia è un'accessibilità che arriva solo da una parte, solo sul ponte della libertà. Abbiamo un'accessibilità a Venezia che è tutta quanta concentrata verso Rialto e verso San Marco. Dovremmo fare una politica del turismo che non significa chiudere la città di Venezia, ma far sì che la città di Venezia sia permeata del turismo. Questo intendo per gestire, quindi la mia domanda è... Su questo io non sono tanto d'accordo, ma... non sono d'accordo, però lo dico dopo. Vito. Sì, voglio dire che finora la politica sulla residenzialità è stata finora un fallimento per Venezia, no? Io sarei d'accordo che una parte delle case pubbliche che sono abitate da veneziani da più di 20 anni, 25 anni, veneziani che non possono avere l'occasione di comprarsi casa fuori e tantomeno a Venezia, fosse una parte, fosse alienato a chi, come si faceva una volta, fosse alienato a chi a riscatto, come appunto si faceva una volta,
per rincrementare almeno una certa fascia di popolazione, tra virgolette, di cui io mi considero anche parte, che fa parte della cosiddetta classe media, perché finora c'è sempre stato un blocco incredibile, ci sono le varie leggi, la legge 10 eccetera, che impedisce, le altre leggi concatenate, che impedisca che a Venezia si vendano le case comunali a quelli che ci abitano da un tot numero di anni. Sembra per problemi che dopo ci sia una speculazione da parte di queste persone, che secondo me questa potrebbe essere, non dico che risolva il problema, però almeno non farebbe in modo che non ci sia questo esodo che continua. Tu peggiora la situazione. Che cosa? Credo che c'è lei peggiora. Tutte le esperienze fatte a Burano, noi abbiamo venduto delle case 20 anni fa. Sì, quelle che sono state rivendute. Che dopo 10 anni erano vendute. Ma bisognerebbe vincolarle, ovvio. Ma come fai a vincolare? Abbiamo notato il diritto, vuol mica vincolare. No. Ha comprato la casa è sua, io no. Ma se io sono lei ha dei figli. Sì. Bravo. Se lei compra la casa da qua 10 anni, i suoi figli che vogliono avere la sua casa vale 500 e posso avere 2 appartamenti a metri con 500, lei vende la casa di Venezia per dare la casa ai figli, e quella casa sua chi è che la compra? Noi dobbiamo avere, io sono sempre stato per la proprietà privata, ma su Venezia noi salviamo la città se il pubblico mantiene l'edilizia, ma non dare edilizia pubblica solamente a quelli che sono, peraltro molto spesso anche dichiarano di avere un reddito. No, io sono d'accordo, però allora, la proposta è, per esempio, io direi che dobbiamo fare un grosso investimento per avere l'edilizia comunale aperta per tutte quante le fasce. La casa rimane, allora, rimane a Venezia. Io non ricordo posto questa domanda. Perché non esistono più gli affitti a 50 anni? Gli affitti a 100 anni? Perché nel senso, nel momento in cui io invece di venderti la casa ti dico mi dai 100.000 euro ed è tua per 50 anni. A questo punto io ho fatto due cose. Ho capitalizzato subito. Io ho però bloccato la personale, nel senso che io non ho perso il bene. È in affitto per 50 anni. Non so se la soluzione se fosse andata. È quello che dico, no, però io ho fatto questa domanda un'altra volta perché non posso no, perché non si può bloccare un attimo su questo, perché penso che sì, no? Intanto preparo due domande cattive. Bravo. È difficile entrare su questione specifica della casa. Però quello che io mi chiedo, perché fra l'altro è rilevante, io insisto su questo elemento, cioè la caratterizzazione di un. Voi siete all'opposizione in Consiglio Comunale, e che di fronte a una proposta che era contenuta nel programma del Sindaco Orsone, che diceva 5.000 alloggi nella sua consigliatura, questo è scritto nero su bianco sul programma di Orsone, sarebbe molto utile, e anche per dare vita e interesse al dibattito, appunto a venire a assistere al Consiglio Comunale, io ci verrei volentieri, se per esempio il suo partito e forze dell'opposizione chiedessero, e hanno la forza per imporlo, un dibattito consigliare dedicato al tema della casa, fortemente pubblicizzato, perché questo è un modo per riattrarre i cittadini all'interesse al dibattito in Consiglio Comunale. Perché se io vengo in Consiglio Comunale ad ascoltare e mi ritrovo con un incartamento prodotto dall'ufficio X, che ha una storia lunghissima, che è pieno di tecnicalità, e che probabilmente è pieno anche di trucchi e trucchetti, l'interesse che ho ad assistere a questa cosa è zero, è come ascoltare per me che non sono cinese una trasmissione in cinese, giusto? Quindi bisogna anche ricostruire il rapporto di comunicazione e di interesse con i cittadini. Questo della casa mi sembrerebbe un tema da cui dedicare un intero consiglio comunale. Lei sa quante volte, quanti consigli abbiamo fatto sul tema della casa? Vero, però con una richiesta vera di presentazione da parte del sindaco di quello che è stato fatto negli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni ormai, e la risposta dovrebbe portare i numeri e dire che il numero di case nuove Venezia per i cittadini anziani è zero, e dovrebbe venirlo a dire, e secondo me il vostro interesse come opposizione è che denunciare questo stato di insipienza con un assessore alla casa che si chiama Bruno Filippini, che non ha combinato nulla in 2 anni e mezzo, ma non perché ce l'abbiamo Bruno Filippini, perché è un dato oggettivo, che è un assessore alla casa che non ha fatto niente, tutte queste cose mi sembrerebbero molto utili.